Ale, che gara alla fine, cioè una sfiga della miseria. Cosa hai pensato quando il cartone è partito? Prima di tutto, cosa è successo? Ah, non è arrivata la benzina al motore, ma no, ero troppo triste perché abbiamo fatto un weekend perfetto, partivamo primi e cioè ho detto no, non posso non giocarmela la finale. Ho subito pensato che magari Norris andava a vincerla e quindi andava avanti ancora di più soprattutto però partendo dalla pit sono riuscito davvero, non so, a fare una grandissima rimonta. Non so come ho fatto, se c'era ancora un giro arrivavo quarto, magari un quarto andava anche bene. Ma hai rischiato parecchio tra i sorpassi, perché alla fine sei uscito senza aver toccato il musetto praticamente, bello pulito, però è rischioso cercare di recuperare in quella bolgia di ragazzini. Soprattutto per il nervosismo, perché davvero vedere l'altra parte della pista, chi è sempre sotto dietro di me, e vedere che quei tre posti o quel primo sfuggeva non a causa mia era davvero brutto, però... Capita, comunque credo che di essere ancora in vantaggio di 60 punti credo sul campionato, e settimana prossima, fra 2 settimane siamo qui e vediamo.